seconda partita consecutiva al tie-break in una non stagionale, una partita che sembrava ormai compromessa, è stata ripresa. Un commento? Ma è stata una partita strana, nel senso che abbiamo fatto due set, primi set molto buoni, dove abbiamo lavorato bene a muro difesa, abbiamo battuto bene, stavamo conducendo con tranquillità in porto anche il secondo set. Purtroppo è successo un po' quello che è successo domenica con Chieri, al contrario, ci siamo complicati la vita facendo dei errori grossolani in quella finale del secondo set, e poi abbiamo subito un po' il contraccolpo nel terzo. Direi che però le ragazze sono state brave, perché sotto 2-1 in un campo comunque difficile come questo, riuscire a rimettersi in partita è stato importante dal punto di vista mentale, e anche nel tiebreak, che eravamo sotto di qualche punto, abbiamo avuto la forza di riprendere, quindi segnali positivi e due punti importanti che comunque ci fanno salire ancora in classifica, quindi siamo contenti di quello che abbiamo fatto anche stasera. Visto l'andamento della partita, due punti guadagnati, direi. Ma è ovvio, uno può guardare il bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto. Se avessimo chiuso il secondo set, magari si poteva parlare di un altro incontro, però per come si era messa la partita, sicuramente due punti guadagnati. Sabato un'altra sfida impegnativa a Monza, a cui arriviamo con reduci da due partite lunghe. Quanto conterà recuperare dal punto di vista fisico? Ah, questa sapevamo che quando abbiamo accettato di fare anticipo sabato a Monza sarebbe stata una settimana dispendiosissima, perché comunque due trasferte, di cui questa molto lunga. Vediamo, cerchiamo di raccattare tutte le energie che abbiamo in corpo per fare comunque una buona partita anche a Monza. Abbiamo la fortuna che abbiamo una rosa abbastanza lunga, quindi vediamo, insomma, chi sta bene, chi è in grado di dare un buon contributo anche sabato sera.